Allora, io vengo con una grandissima gioia e un grandissimo ringraziamento a Don Paolo, a Don Enrico Solmi, al signor Solmi, che mi invita a essere qua da voi. E eh, eh, cioè, eh, vengo con tantissima gioia per una ragione. Se se xendo non vi dispiace, vero? Si vede lo stesso. Non si vede. Non penso che si vede. Eh? perché se mi muovo qua non so mi cioè, io penso se non mi vedete mi dite wow. bene si vede si vede o non si vede allora non si vede vabbè ecco, ecco, ecco uno scende uno sale qui è tutto... Bene, allora mi dispiace dare la schiena qua. Vabbè, io vengo con una grande gioia per una ragione. Cioè perché venire qua a trovare aria fresca. Vedere questi volti di questi amici, di questa gente che abbiamo condiviso tante belle cose. Cioè di, di anno in anno ci rivediamo e vediamo questa aria fresca e diciamo caspita, bella cosa questa. Bella cosa. E oggi mi hanno dato questo bel argomento, cioè questo matrimonio, eh, questo matrimonio che è un lavoro di oriferi o oh, come si dice oro ecco, e come accompagniamo noi le tappe del matrimonio. E dunque mi dispiace di farmi guardare la scuola. qua. Dicevo io come comincio? E mi è venuta questa storia che racconta Plutarco. Nelle vite parallele, eh sì. sapete no? Queste vite che lui mescola. E allora cioè lui racconta questa storia di Pompeo. Dunque c'era la fame a Roma. L'urbe moriva di fame, non arrivava il frumento, non arrivava il grano. E allora, cosa hanno deciso? Hanno deciso di inviare a questo Pompeo, questo generale, che, che vada in Sicilia, che vada nell'Africa e che porti un po' di grano qua, perché... Cioè, Vabbè, questi romani che stavano là e non lavoravano, eh, la vita si deve dire tutto, cioè quasi un milione e mezzo di abitanti non lavoravano, cioè lavorava tutto l'impero per loro. Vabbè. Ma, eh, cioè, allora Pompeo va là, raccoglie il grano, lo mette nelle navi e adesso dice ai marinai: Andiamo a Roma. E tutti i marinai stanno nel molo così. E Pompeo dice: Ma. Ragazzi, voi siete marinai, andiamo a Roma. E loro dicono, ma tu hai visto il mare come sta, tu hai visto il vento, tu hai visto le tempeste, tu hai visto le onde. Troppo rischioso. Noi vogliamo vivere. Pompeo dice, ma caspita, cosa faccio io con questi qua? Perché non era un problema di fragilità, cioè, voglio dire, questi marinai, non so se li avete visti, no? con, con questi, questi braccioni, cioè, vabbè. E allora, Pompeo, le è venuta l'idea geniale. E qual è stata l'idea geniale? L'idea geniale è stata, è saltato su una nave, ha preso la spada, ha cominciato a tagliare questi funi e ha detto, navigare necessest, vivere non necessest. I marinai che erano tutti così si sono guardati e sono saltati tutti sulla nave. Hanno finito di tagliare le funi e sono partiti per Roma. Come mai? Cosa hanno capito questi marinai? E ripeto le frasi perché queste frasi sono quelle decisive. Navigare necessest, vivere non necessest. E queste frasi cosa significano? Cioè Pompeo ha toccato il cuore di questi marinai, perché? Perché gli ha detto "Guardate che il senso della vita è più grande della vita stessa. Voi siete marinai, il senso della vostra vita è portare il frumento a Roma. Se Roma vive, se Roma muore e voi vivete, che senso ha la vostra vita? Allora, questi marinai hanno capito che è vero, che il senso della vita è più grande della vita. Navigare necese est. Vivere non necese E va bene. Io quando leggevo questo, con Plutarco questo, dicevo, ma caspita, oggi, vabbè, cioè, le, le, il mare può avere tante onde, ma cioè le nostre navi, oh, mano, cioè, se non vai con nave vai con un aereo, cioè porti il frumento come sia. Oggi risolviamo i problemi tecnici molto facilmente. Ma a me mi veniva questa cosa, proprio che oggi sul molo sono tutti i ragazzi che ci guardano e noi gli diciamo ragazzi sposatevi, che bello! E i ragazzi dicono, troppo rischioso, noi vogliamo vivere, guarda quanti naufragi, ma no ragazzi, che bello! E mi veniva, che qua siete tutti voi qua come Pompeo. E saltate sulla nave, cominciate a tagliare le fune, i funi e dite ai ragazzi, non quello di navigare necessest, vivere non necessest, che questo non lo capisce nessuno. Ma dite ai ragazzi, sposarsi è necessario, vivere no. ¿Por qué? Porque esposar se compie la vida. La fa grande e bela. E dunque, ¿cosa cade qua? El compito de la pastorale familiar es fidare. Bene, cosa accade? I nostri ragazzi sono, sono sul molo, stanno tutti così. E se quei marinai avevano paura del navigare, i nostri ragazzi hanno una grandissima paura, ma il motivo è molto differente. Perché? Perché quei marinai erano forti, erano... Anche i tenaci, i sagaci, anche sapevano il suo mestiere. Il problema è che, era che le condizioni della navigazione erano molto rischiose, certo. Vabbè, si capisce. Oggi i nostri ragazzi non sono forti. Hanno una debolezza strutturale. Non capiscono il senso del matrimonio. Non sanno navigare. E si trova no sol. Allora, scusate, cioè stiamo chiedendo qua, e stiamo chiedendo qua il naufragio. Salta sulla nave, cioè con la nave va al naufragio. E allora che cosa accade? Questa pastorale familiare che la abbiamo tutti a cuore, che, che da anni che stiamo lavorando e che, che penso che è una cosa meravigliosa questa nella Chiesa, che ci sia questa gente che come Pompeo sia capace di guardare alla gente in faccia e dirgli guarda, ciò che fa velo è grande la vita, non è rimanere nel molo, non è rimanere nella poltrona, non è rimanere nella tua solitudine, ma è rischiare la vita. E questa è una cosa incredibile, ma cosa ci rendiamo conto? Che sta cambiando tantissimo la società, che i ragazzi di oggi non sono come quelli di 20 anni prima, né come quelli di 10 anni prima. E allora che cosa accade? Questo lavoro di oro... Ecco, questa parola è un po' difficile per me, comporta che ci rendiamo conto di questo materiale così imponente bello, ma che adesso si fa un po' restio al lavoro. E dunque cosa accade? Questo giovane che si trova sul molo, che ha paura di sposarsi, è un soggetto debole, perché è un soggetto emotivo. ¿Y e qué cosa significa que un soggetto emotivo? No, no es que, no, que, que, que haya tantas emociones, porque también nosotros tenemos tantas emociones, al menos yo. Cioè, yo veo un, un bel film y e me meto a sea, e, eh, Veo un film muy bueno, e el cuore. Pero el soggetto emotivo es lo que valuta las cosas soltanto por la reacción emotiva que ha. Bene, ¿y e ahora qué cosa sucede? Il soggetto emotivo si trova in una grandissima confusione oggi sul senso del matrimonio. Su perché merita rischiare la vita nel matrimonio? Su perché il matrimonio fa grande vela la vita? Si trova in una grandissima confusione. E la risposta che dà è: perché guarda, ho trovato una ragazza bella che mi trovò a mio agio con lei. E anche lei si trova a mio agio con, con me. E certo, con questa impostazione dell'amore uno non si sposa, è ovvio, perché uno dice: Guarda questa navigazione, insieme, naufragio. E allora che cosa accade? Il nostro lavoro di pastorale familiare va a aiutare a aprire gli occhi alle persone, a aprire gli occhi del cuore. Che capiscano la grandezza della vocazione all'amore. Bene, e questo, oh, caspita! E questo la Chiesa lo fa, e lo fate tutti voi, lo facciamo tutti noi, con l'annuncio. Cioè la pastorale familiare annuncia il Vangelo del matrimonio della famiglia. E questo annuncio è la trasmissione della dottrina sul matrimonio e la famiglia, quella che la Chiesa pensa da duemila anni. Ma guardate che questo non è indicare un ideale, evangelizzare non è indicare un ideale, perché il Vangelo non è un ideale, il Vangelo è un dono, soprattutto è un dono. Allora, prima cosa, annunziamo... Non un ideale, ma un dono. Seconda cosa, questo annuncio, scusate che è una cosa meravigliosa questa, perché questo accade soltanto nel cristianesimo, soltanto nella Chiesa. E cioè tutti i filosofi, questi bei filosofi, no, che hanno detto belle cose, vabbè. Ma loro sì annunziavano un ideale e insegnavano un modo ideale di vivere, ma la Chiesa no. Perché? Perché quando la Chiesa insegna... Enseña ciò que Gesù dice, enseña, dele parole que sono pieni di spirito, sono parole performative, cioè realizzano ciò che annunciano. E quando noi annunciamo ciò che la Chiesa cree sul matrimonio e la famiglia siamo trasmettendo spirito con le nostre parole cioè la dottrina cristiana è una dottrina neumática, piena di spirito che si trasmette con le parole e per questo è una gioia annunciare il vangelo del matrimonio e la famiglia perché nelle nostre parole sta lo spirito arrivando all'orecchio si mette dentro all'orecchio arriva al cuore lo dilata e così apre gli occhi Cioè le nostre parole sono parole immense perché sono parole di Vangelo. E che gioia è enunciare questo. Non è caricare la gente con un gioco, con un gioco si dice. Cioè un peso qua e stai là dicendo guarda, ti annuncio che il matrimonio è indissolubile. Wow, così e sta sul molo il ragazzo, allora dici il matrimonio è indissolubile. Vabbè, e di uno con una solo. Solo con una. <ride> Ma questa è una gioia, questo al ragazzo le libera di questa palude del sentimentalismo. E lui capisce che ha una navigazione imponente davanti. E ora allora queste parole entrano nel cuore, entrando nel cuore lo dilatano, dilatandolo cominciano ad aprire gli occhi. Bello. Questa è una cosa imponente. Questa è una cosa imponente. Prima cosa che fa questa pastorale familiare? Annunziare sempre, annunziare questo che Gesù ci ha detto, questo, quello che la Chiesa ci ha detto. E questo non è un ideale, è un dono, perché è parola pneumatica, è dottrina pneumatica. Si capisce pneumatica, vero? Del pneuma, cioè spirito. Pneuma. Va bene. Va bene. bene, seconda cosa. Ma la pastorale familiare non basta perché trasmettere il Vangelo a questo soggetto debole. E lui dice: Vabbè, che bella navigazione, ma scusa, per me non è possibile. Guarda, qualche eroe lo ha fatto, è arrivato fino a Roma con, con le navi, ma io qua non so se è possibile per me o no. E allora, qua viene la seconda cosa che fa la pastorale familiare, che è bella proprio anche, è la testimonianza, ma scusa, scusate perché, guarda. Qua questa testimonianza che non confondiamo le cose, perché noi non testimoniamo che siamo qua così bravi e così, no, no, noi testimoniamo che nella nostra fragilità, che è grandissima, Dio agisce, che Dio è capace di portare avanti le sue promesse. Guarda la mia vita, che è, nella mia fragilità, guarda quanto è potente Dio. Io non mi presento qua come un... Un testimonio de qualcosa cosa de personal. Tal vez también me dice la gente, después finisco la conferencia, la gente viene: Guarda, si tú crees y cuál se si tú vives y cuáles palabras, santo. Y digo: Es esto que borré yo. Vivere queste parole. palabras. ¿Más lo borréis en serio? Ahora la testimonianza que la Chiesa da, la testimonianza que la Chiesa. Voi, chiesa date, pastorale familiare date, non è che siete dei matrimoni, delle coppie meravigliose, delle famiglie meravigliose, no, ma delle famiglie come tutte le altre, ma che tuttavia c'è un mistero di grandezza nella vostra fragilità. Bene, perché se no, guardate, eh, chi, chi dà la testimonianza? È difficile. Vabbè, io capisco i santi, bene, ma è tutti questi che siamo noi popolo di Dio camminando con, con le nostre debolezze. Ma también diamos la testimonianza de di la grandeza del amor de Dios. Bene, tercera cosa, porque la pastora familiar no soltanto anuncia, no soltanto testimonia, Questo testimonio è decisivo, porque el que es un molo dice: ¿Alora, si tú que seas de la mia pasta, di me, eh, has comenzado a navegar, está ahí con, con la tua nave, tentando ir, no sé, so, anche yo potré. Bene, ok. Ma non finisce qua. Terza cosa, la pastorale familiare, la chiesa, trasmette il Vangelo del matrimonio della famiglia, comporta accompagnare. Ma scusate, accompagnando in un modo molto concreto, eh? Con pratiche. Caspita, questa è una parola che non ve la aspettavate. Che cosa significa questo di pratiche? Significa un insieme di azioni ordinate. Cioè, significa che a questo, a questo che sta sul molo e che dici: Guarda, io, io navigare è troppo rischioso, sposarsi è troppo rischioso. Io lo prendo, lo prendo del braccio e gli dico: Cammina con me, dai, prende il, il, la gamba destra, il piede destro, fa così. Cioè, vieni con me il prossimo giorno in parrocchia che abbiamo un incontro... Adesso la sinistra. Bene, adesso leggi questo testo che ti do. Leggi. Adesso la destra di nuovo. E lì cominciamo ad agire, a obbligarlo ad agire. Obbligarlo, mi capite? Ma non è che, oh, tu potresti fare... No no, 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 così non si fa. Lo si prende per il braccio e gli dici, vieni con me, cammina. Non bloccarti. E questo è ciò che diceva questo, questo Papa Benedetto XVI, che lui diceva, guardate, dobbiamo aiutare la gente a vivere come se Dio ci fosse. Wow! Perché uno dice, guarda, io non so se Dio c'è, se non c'è... Vabbè, ma tu comincia a vivere come se Dio ci fosse e vedrai che lo vedrai con i tuoi occhi. E così dice... Quella frase che diceva Papa Francesco, no? con questo testo magnanimo che ci ha dato così meraviglioso, di Lumen Fidei, dice Papa Francesco, guarda che dice due frasi queste meravigliosa. chi crede vede, perché di solito noi pensiamo al rovescio, chi crede ha qualcosa qua sugli occhi che non può vedere, ma Papa Francesco dice no, no, chi crede vede. Que non crede non vede? No. É vero, escusate, porque vedere é vedere il tutto, é capire il tutto. se uno vede soltanto unha cosa, non vede. Bene, é la fede ci fa capire il tutto. Prima cosa, ma dice anche Papa Francesco, dice, chi vede, chi crede, vede, ma chi camina, vede. Quello che que sta sul molo, Sta dicendo, spiegamelo tutto e io vedrò dopo se mi convinci o non mi convinci. Abbiamo perso. Abbiamo perso la navigazione. Perché non convinceremo mai a nessuno. Cosa si tratta? Di prenderlo per il braccio e dirgli: fa un passo e adesso comincia a vedere un pochino. Da un altro passo e comincia a vedere più. Da un altro passo con me e comincia a vedere tanto. Chi cammina vede. Bene, questo è decisivo. Perché? Perché queste tappe della vita nella quale noi viviamo l'amore e alle persone alle quali ci rivolgiamo sono in differenti tappe della vita. È molto importante capire l'istoria dell'amore, la storia dell'amore perché non è lo stesso una tappa, la sfida di una tappa è differente di un'altra, i momenti sono differenti. Allora, che cosa accade? La prima tappa, la grande tappa, è proprio il fidanzamento. E allora, è là che ai fidanzati noi annunziamo, testimoniamo e accompagniamo con pratiche. Se non li prendiamo a questi ragazzi per il braccio e li facciamo saltare sulla nave, non c'è possibilità. Ma se a questi ragazzi non le annunciamo la grandezza della vocazione all'amore, questi ragazzi non si muoveranno. Bene, il fidanzamento. Oggi la pastorale familiare tenta un po' di allargarsi, no? È stato un bel sforzo, quello che abbiamo fatto in tanti anni, di organizzare bene i corsi prematrimoniali e questo benissimo. Ma tutti ci rendiamo conto che arriviamo un pochino in ritardo. No? È come quando uno mette un McDonald's quando già ci sono 5 McDonald's nello stesso quartiere. E allora arrivi in ritardo. Vabbè. E cioè il negozio non ti andrà bene. E allora devi dire: vabbè, questo McDonald's invece di fare un McDonald's farò anche eh, venderò, non so, un'altra cosa. Ci siamo, allora comincia a largare, perché sennò no, la cosa non va. E allora. L'allargare la pastorale durante il tempo di fidanzamento significa prendere sul serio tutto il tempo di fidanzamento, dal suo inizio al matrimonio ed è la, al momento nel quale noi dobbiamo prendere i ragazzi per il braccio e dirgli cammina con me, piano piano, piano piano. Bene. Sono molto certo che mi sono dimenticato di una cosa molto importante che sapete che ho a cuore. cioè Io penso che la pastorale familiare e l'educazione all'amore comincia con le ragazzine di 12 anni. Questo tutti noi siamo certi perché la ragazzina di 12 anni si sveglia a questa meraviglia del suo corpo che comincia a cambiare e che si rende conto che c'è una preziosità nel suo corpo, ma nessuno. Gliela spiega, nessuno le aiuta a capire perché, perché ha questo senso di pudore del corpo, perché ha questi sentimenti. E, e questo che abbiamo fatto nella chiesa da, da sempre, purtroppo oggi non lo facciamo. E, scusate, lo fanno altri. E dunque, io quando vado in giro e vedo le cose che stanno dicendo ai ragazzi, dico: Ma stanno rubando l'innocenza ai nostri figli? Ma di una forma che uno dice: Ma questo è un latrocinio, ma un latrocinio orribile ma proprio orribile come i genitori lasciano che accada questo come i preti nella parrocchia non prendono qua il micro e cominciano a urlare dicendo la cosa più sacra che abbiamo sono i nostri figli e gli stanno rubando l'innocenza ma da quando questo? ma no, questo è un macello un macello Vabbè, ma la questione nostra è dire il problema è che ce l'hanno rubato perché noi non ne stavamo lavorando come insegniamo alle ragazze a capire il senso del pudore se la ragazza lo capisce, subito le aiuterà il ragazzo, se non lo capisce, cioè oggi, scusate, sono le ragazze le più in avanti. Va bene, allora, ragazzine, fidanzamento. Il fidanzamento ha tre tappe decisive, la tappa, la tappa di amici, la tappa di pre-fidanzamento e la tappa di fidanzamento. Se non si prendono sul serio le tappe, la cosa non andrà bene. Oggi purtroppo amici significa già fidanzati, ma con un senso molto differente. Molto differente. E culturalmente, socialmente, ecclesialmente non abbiamo pratiche adeguate che siano rilevanti per loro. Non abbiamo neanche riti di passo di una tappa a un'altra. E questo, questo è un macello perché ci rendiamo conto che i nostri ragazzi stanno in parrocchia, ma non si sposano. E questa è una sofferenza per tutti noi. Cosa facciamo per aiutare a che venga questa magia dell'amore? A che venga educata la magia dell'amore? Bene, amici, pre-fidanzamento, fidanzamento. La sfida è molto differente in ognuna. La sfida degli amici, quando uno... Guarda, c'è questo ragazzo che mi dice qualcosa, c'è questa ragazza che. Bene, stanno nel gruppetto, stanno nell'oratorio, stanno nell'università, stanno nel lavoro. Bene, è questo momento che il compito decisivo è verificare l'amore. Si tratta di verificare la promessa. Bene, in questo tempo si offre ai ragazzi. La possibilità anche di parlare delle esperienze affettive, di vedere racconti, film, di leggere racconti che li permettano di interpretare ciò che vivono. Avere incontri con ragazzi di più età, copie giovani, come gruppo di amici. Ancora non sta la cosa, cioè... Bene, prefidanzamento. Già uno ha verificato che qua la cosa può andare sul serio, ma uno ancora è dubbioso di se mi sposo o non mi sposo con questo. Ma voglio verificare se questo è l'uomo o la donna della mia vita. E qua allora si tratta di verificare la possibilità di concordia. Concordia. Cioè se uno è capace... Di inserirsi nel cuore dell'altro. E se uno anche. Cioè, toglie le barriere e lascia che l'altro entri nel cuore proprio. Bene, è un momento molto delicato, molto importante, perché ancora non ho deciso se mi, se mi esposo non mi. sto vedendo se è questo, ma. cioè, non è lo stesso di un amico. Adesso hanno bisogno di più tempo loro hanno ah, bisogno di pratiche proprie e adeguate a loro bene è il momento nel quale si verifica questa concordia se uno è capace di generare la virtù della castità nell'altro perché? perché la castità è la trasformazione dei desideri scusate allora se la ragazza dice ma questo ha dei desideri che io non ho niente da fare dopo cinque mesi questo continua desiderando lo stesso ragazza mia, guarda adesso, il ragazzo dice ma questa ragazza, eh, cioè, scusa, cioè generare la castità, caspita, e trasformare i desideri, vigorizzarli, darle forma bella, ma non soltanto i desideri impulsionali ma anche gli affetti, la memoria, l'immaginazione, e, e questo se la ragazza vede che, 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 che l'altro è come il cemento e o al rovescio, l'altra è come il ferro. Vabbè, eh. cioè non è argilla molle. Scusate. Perché tutto oggi è al rovescio, e eh, se mi sento bene con questa, non mi sento bene con questa, ma dove andiamo con questa? Nessuno navigherà. Bene, terza tappa. Fidanzati. E qua già mi sposo con questa. Adesso viene un periodo molto decisivo. Perché aiutare a questi ragazzi a capire il per sempre dell'amore, a capire che questa navigazione si gioca la vita in questa navigazione. Cioè, o arriviamo insieme a Roma o non arriviamo a nessuno. Cioè, è il momento nel quale uno capisce il destino comune, capisce la felicità comune, il compimento comune. E solo con questa potrò arrivare a Roma. E per questo ci sposiamo. Perché uno arriva a questa certezza di dire, guarda, è questa il miglior compagno di navigazione. E vabbè, troveremo di tutto in questa navigazione, d'accordo, ma il miglior compagno. Bene, e bisogna pratica adeguate, bisogna narrazioni, bisogna racconti, bisogna incontri. per questa gente que non son o coeli del primo momento. É cosí que cosa cade. Que la chiesa po afrontar el financamento non soltanto como un anuncio, non soltanto como una testimonianza, ma como un vero acompañamento. Un vero acompañamento. E bisogna una creatividade grandísima. Grandísima. A Roma ho fatto una volta un seminario all'Istituto Giovanni Paolo II un seminario sul fidanzamento, no? E c'era mi sono divertito da morire. Oh, guarda, la prima parte del fidanzamento era per aiutare i ai ragazzi a capire che ciò che stiamo vivendo oggi non si vive, non si è vissuto mai così nella storia dell'umanità. Cioè, che adesso i genitori non abbiano niente da dire, che la Chiesa non abbia niente da dire, che la società non abbia niente da dire, che il fidanzamento sia una cosa privata, questo mai è accaduto. E per farlo ho chiesto a tutti i ragazzi che spieghino come si fa. Allora, c'era, scusatelo, quanto tempo, Don Paolo? Eh? Un quarto d'ora. Un quarto d'ora, dieci, dieci minuti, un quarto, un quarto d'ora. Allora, <ride> qui c'era un ragazzo, guardate. C'era un ragazzo, grazie Don Paolo. <ride> c'era un ragazzo che era libanese, un pepma di rito armeno. Allora, questo ci ha raccontato come fanno... Nella sua nazione, cioè un, armen, un derrito armeno nel Libano, cioè una, cosa, una minoranza molto, molto minoranza. Va bene. E questo ragazzo dice: Guarda, da noi accade così, tutto comincia dalla madre, È la vita, perché la madre ha gli occhi aperti e quando capisce che il ragazzo, suo figlio, sta cioè, con gli occhi con, con un'altra ragazza, e tutto quanto, adesso va a parlare. Con il marito, e gli dici: Guarda caro mio, penso che nostro figlio è molto affezionato a questa ragazza. Tu cosa ne pensi? E dice la, il padre: Allora comincia tu. Allora la madre comincia. E la prima prova è l'ispezione, ispezione si dice? Fisica. E, e, la vita è così. E allora la madre va alle terme, ai bagni dove va la ragazza per capire se la cosa va bene o non va bene. Siamo qua, qua non può sbagliare nessuno, se uno sbaglia complica la vita di tutti. Adesso, una volta che è andata ai bagni ha capito che la cosa va, allora va dal marito e gli dici "Caro mio, prima prova superata. Adesso toccate. Adesso il marito che ama i figli e dici "Ragazzi, vostra madre dice che questa ragazza potrebbe essere una bella sposa per vostro fratello. Allora trovate informazioni sulla madre della ragazza. <ride> e dunque vanno tutti i ragazzi a trovare informazioni sulla madre della ragazza. Ci siamo. Il padre processa tutta l'informazione e le dici, chiama la moglie e dici, seconda prova superata. La madre della ragazza è una bella madre. Allora dobbiamo farci invitare a prendere il caffè. Y, eh, inviano una letra diciendo que salen molto graditi de prendere el café con, con loro. ¿Ok? Con la familia. Cioè, ancora no se ha dicho niente. Guardate, porque questa esta cosa de decirlo ahora de so subito, todas le cosas. Cioè, todo qua son segni, son sono riti, son. Vabbé, y e ahora vanno a prendere el café. E L'ospitalità allora, en el Oriente, ¿sabete? Ahora, eh, ¿cómo tiene aquí? Dice, dice di sí, sì, obviamente. Ma dicendo di sí. Sì, Adesso la famiglia che riceve, quella della ragazza, dice di sì o no in una forma molto singolare, cioè se fanno uscire il caffè con zucchero la cosa può continuare. Se viene il caffè amaro, senza zucchero, rientri a casa tua dicendo figlio mio, cerca un'altra ragazza. Ci siamo. Ma hanno fatto venire il caffè con zucchero. Rientrano a casa, allora el padre de di familia dice: Vado a vedere al párroco». Va a vedere al párroco e le dice al párroco Padre, nuestro figlio sarebbe felice di sposare quella ragazza. Li chiedo di chiedere la mano de la figlia per noi. Allora va el prete a la familia de la ragazza e le dice: Guardate, voi siete disposti o no? Scusate, oggi in Italia io quando sentivo tutte queste cose c'era un napolitano. <ride> che ha detto questo napolitano? Da noi sai come si fa? Quando un ragazzo guarda una ragazza moto, la ragazza le dice Vieni a prendere la pizza con mia madre. <ride> allora se il ragazzo accetta la cosa può andare. Se il ragazzo non accetta la ragazza le dice ciao. Non so se questo continua o non continua, i napolitani... <ride> no, non più. Ma allora, cioè, i napolitani hanno perso le tradizioni. Ha altre tradizioni che no, no. Allora, cosa voglio dire? Questo era soltanto per dire che pratiche, che riti di passo offriamo noi ai ragazzi che li permetta di capire la differenza di un tempo e di un altro. E così si preparino alla grande promessa. Se non hanno promesso niente prima allora annunziare ai ragazzi, testimoniare, ma accompagnare con pratiche concrete. Bene, ma questi si sposano. E sapete, Pompeo, a quegli sposi che sono adesso sul Molo. I poveracci che stanno là, impauriti della vita, sapete? Cioè gli sposi oggi novelli, guarda che uno dice questi, mamma mia, sono riusciti a sposarsi, ma adesso stanno sulla nave, nel porto e hanno paura di uscire al mare. Cioè, hanno paura di navigare davvero. E sapete cosa diceva Pompeo a questi sposi? Non gli diceva questo di navigare, necessa est, vivere, non necessa est. Gli diceva una cosa preziosa. Diceva a questi sposi: guardate ragazzi, generare è necessario, vivere no. Generare fa grande la vita. Generare favela la vita. Ma questi sposi sono impauriti, impauriti di generare perché dicono lo sapremo fare, non lo sapremo fare, risolveremo i problemi. Li si prende per il braccio e gli dici dai un passo e dai un altro passo, saremo con te una chiesa vicina ai genitori, a quegli sposi novelli. Abbiamo bisogno di annunziare questo Vangelo della generazione. Guardate, che, che tutti noi siamo stati generati nel Figlio generato eternamente, il Figlio generato eternamente. E noi partecipiamo della generazione del Padre nel suo Figlio. E questa generazione si comunica negli sposi. E gli esposti generano, generano, non generano soltanto alla vita umana, al vivere, ma generano alla vita buona, generano alla vita bella, generano alla vita divina. E questa è la grandezza dei genitori. Ma può essere una cosa più grande, ma io, io ho una invidia di tutti voi, ma una invidia grandissima, che avete questa meraviglia di generare dal nulla. Procreate con Dio. Ma è una cosa, ma voglio dire, un, un Vangelo questo è un Vangelo che, che spalanca il cuore, che ci fa togliere queste, queste nostre paure. Se abbiamo testimonianze e pratiche adeguate. Bene. Che grande sfida. Cioè, se c'è una cosa creativa è la pastorale familiare. Se c'è una cosa creativa siete tutti voi che state tutti i giorni dicendo: Ma come faccio io per essere più vicino? Come faccio per, per aiutare più di concreto a queste, queste copie nuove, queste copie novelle che hanno un sacco di difficoltà? Si capisce bene? <coughs> Ma scusate. C'è un altro momento nel quale Pompeo no, non si rivolge adesso agli sposi novelli, ma si, rispo, si rivolge a quegli sposi già da 20-30 anni sposati. Sapete, cioè, che già hanno generato, già hanno educato. E adesso come i figli si sposano così lontano, non diventano nonni fino a una certa età. E adesso hanno 45, 50, 55 anni e tutto risolto nella vita. E a questi che Pompeo dice, Guarda, generare è necessario, vivere no. Perché stai cercando di andare al leisure, al, leisure, al golf? <coughs> e non capisci che hai dentro di te una fecondità nuova, la fecondità della maturità. In che modo nella Chiesa, nella Pastorale Familiare, noi siamo capaci di aprire le braccia e mettere a tutta questa gente che ha un'esperienza della vita, affinché generino alla vita buona la società, la Chiesa, le famiglie. E dunque si tratta di capire le tappe dell'amore che hanno sfide differenti che hanno fecondità differenti. Abbiamo visto tre soltanto. La tappa del fidanzamento, una tappa così imponente, così imponente, la tappa dei primi anni e la tappa della maturità. E mi sembra, oggi, scusate se finisco così perché certo il Pompeo, questo Pompeo oggi ci è venuto proprio bene, e mi sembra che questo Pompeo oggi come si rivolge a tutti voi, e faccio io di Pompeo, e comincio a tagliare i funi della nave a questi, a questi eroi della pastorale familiare che sono un po' sfiduciati, che sono un po' anche confusi. Perché dicono, guarda, cioè, non vediamo tanto il frutto, perché guarda, non sappiamo dove questa nave andrà, guarda. Ma, e io dico, navigare necessest. Vivere non necessest. Che cosa è qua navigare? È testimoniare la grandezza della vocazione all'amore. Continuare a testimoniare la santità del matrimonio grazie tante